Buongiorno, buongiorno. Ci provo a fare la diretta qui, ma non so se regge perché qua la connessione è bassissima. Come vedete mi trovo in una spiaggia, in una meravigliosa spiaggia. Adesso mi sposto per farvi vedere la meraviglia in cui mi trovo e sono qui presto perché io amo andare presto in spiaggia quando non c'è ancora nessuno, mi faccio tipo un paio d'ore, poi quando comincia ad arrivare la ressa io me la filo. E anche perché in questi giorni fa molto caldo. Allora, siamo al 18° giorno, la 18ª live di Expansion Journey, espansione nella manifestazione. Nel frattempo saluto, do il benvenuto a coloro che arriveranno e che mi ascolteranno poi, che ascolteranno poi il replay. Ho il sole negli occhi, quindi non vedo, mi perdonerete se arriva qualcuno e non vi vedo, non vi saluto, perché non sto vedendo il display. Adesso io mi auguro che funzioni, che tutto funzioni, che non stia parlando per niente. Al massimo parlo alla sabbia, alle rocce e al mare. Oggi voglio parlare di unione ed è per questo che ho iniziato così presto, perché ero qua rilassata e mi è arrivato questo input, questo insight, e quindi voglio parlare di unione e del desiderio come strumento di unione. Parlo di unione tra spirito e materia, unione tra intenzione e manifestazione, unione tra invisibile e visibile. Noi esseri umani, noi siamo qui per unire, siamo il ponte che unisce l'invisibile al visibile, perché attraverso le nostre manifestazioni, attraverso la creazione della nostra vita, attraverso la realizzazione dei nostri progetti, noi uniamo. E quindi abbiamo questo grande dovere, oltre che dovrebbe essere un piacere, quindi spesso non lo è, ma semplicemente perché non sappiamo ancora bene come fare a farlo intenzionalmente. Noi di fatto siamo sempre creatori, come lo ricordo spesso, siamo sempre manifestatori, lo siamo per natura. Per natura noi attraverso le nostre vibrazioni creiamo la nostra realtà, creiamo il nostro corpo, il nostro stato interiore e il nostro stato, la nostra situazione e condizione esterna. E quindi siamo già creatori, siamo già manifestatori, lo sappiamo già fare molto bene, solo dobbiamo imparare a farlo consapevolmente, intenzionalmente. E quindi per questo anche il mio lavoro consiste anche in questo, nel condurre, nel guidare le persone, coloro che mi scelgono, a manifestare consapevolmente il loro desiderio, la loro visione. E quindi adempiendo, onorando la loro missione qui sulla terra. E questa live è brevissima proprio perché il mio messaggio, il succo del messaggio è questo. Quindi sì, onora la tua missione qui, unisci visibile e invisibile, unisci spirito e materia, unisci intenzione e manifestazione attraverso la tua presenza, consapevolezza,
attraverso, usa il tuo potere dell'intenzione, il tuo potere dell'amore per manifestare gioia, bellezza, amore, prosperità nella tua vita, il potere tuo, tuo il regno, tua la potenza, e puoi farlo, puoi iniziare a sceglierlo, puoi iniziare a scegliere qualcuno che ti guida, se lo desideri, io ci sono, puoi scrivermi in DM e inizia a onorare, a onorarti, a onorare la tua chiamata e a rendere la tua vita la tua meravigliosa opera d'arte. Io mi auguro che tutto si sia svolto bene, perché io non vedo nulla. Ti auguro una meravigliosa giornata. Commenta se ti ha ispirato in qualche modo, le mie parole ti hanno ispirato, e condividi. A presto, a domani per la prossima live.